questo interesse della Sostos per costruire delle biografie su figure autorevoli, e quindi questa è una delle prime cose che ci interessa. Grazie. E l'altra cosa è che fa parte un po' della mia linea di ricerca all'università. Io, come dire, sono una mosca bianca perché mi occupo della storia del servizio sociale. E siamo, quanti siamo in Italia? Avere questo interesse, pochissimi. Questa idea di fare le biografie, insomma, mi sembra che sia importante, perché poi penso che la Rotti ha parlato tanto della storia di vita come studio della società. Ma infatti è un po' questo anche. E allora l'idea era quella di sapere un po' dall'inizio, cioè come tu sei entrato in contatto col servizio sociale, come sono state le tappe più importanti di questo rapporto con il servizio sociale, dove tu hai fatto delle cose, insomma, importanti anche, adesso dico la direzione della rivista di servizio sociale per dirne una, ma quindi insomma. Allora, quello che mi ricordo è che io ho cominciato all'università pensando scienze politiche, e mi interessavano le cose umanistiche, le cose non scientifiche, non in Romania, a Bucarest. Non ho potuto finire perché c'era l'occupazione, eccetera, poi il muro di Berlino, poi non sono riuscita a venire qui, non perché aspiravo di venire qua, per una coincidenza, perché mi sono sposata con un collega di università che era italiano di nascita, ma che era vissuto in Romania, era venuto da quando aveva un anno. Suo padre lavorava alla Banca Commerciale Italiana di Bucarest. E poi c'è stato quel periodo che tutti i stranieri dovevano andare via, quando sono venuti i compagni comunisti, insomma, l'occupazione comunista in Romania. Loro sono scappati, lui ha detto no, io ho ancora qualche esame, voglio restare, e ci siamo sposati in fretta e furia al consolato e sono arrivata, siamo arrivati qua. Come mi sono avvicinato a questo tipo di studi? Poi sono venuta qua, dovevo lavorare per mantenermi, per poter proseguire studi. E mi sono iscritta all'università dopo un po' di tempo, perché dovevo trovare qualche tipo di lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. E poi ho detto, ma per poter lavorare bene e finire anche gli studi bisogna sapere più lingue. Sapevo rumeno, francese, e avevo imparato italiano, ma dovevo sapere anche l'inglese, perché era la lingua. Così ho deciso di andare sono emigrata in Inghilterra, dove sono stata più di un anno e mezzo, una cosa così. E sono tornata e ho continuato a lavorare qui, sapendo anche un po' di lingua inglese, continuare gli studi all'università. E poi ho detto, vabbè, vado in America per fare la specializzazione. Sono andata nel Massachusetts, al Brandeis University, per fare questa specializzazione di scienze sociali, servizio sociale, di ricerca. Esattamente il titolo del corso, no? La dicitura del corso non me la ricordo più. Insomma, anche quello durò 2 anni. Ah, 2 anni? Sì. Poi quando sono tornata, in quell'epoca, le date sono un po' che scivolano una sopra l'altra. Si era aperta, si era istituita, si era l'amministrazione per le attività italiane, sì, assistenziali italiane e internazionali, l'AI. Per intervenire sul mezzogiorno, insomma, con la cassa per il mezzogiorno. Allora c'era Lodovico Montini, il fratello del Papa Montini, che era presidente di quest'ente. C'era anche, ho conosciuto in quell'occasione, il senatore
Zanotti Bianco, Umberto Zanotti Bianco, che allora era una persona veramente straordinaria, è difficile trovare oggi. Con, diciamo, c'avevo un'amica che lavorava, si era sposata con un direttore della Voce Repubblicana, con, e così nelle amicizie anche Zanotti Bianco. E non ricordo bene come, penso che siano state anche, allora cercavano, dovevano costituire questo ente, dovevano organizzare, dovevano avere, allora io ero una giovane laureata che sapeva inglese perché eccetera, e mi hanno, insomma, mi hanno collocato subito, perciò mi sono trovata dopo altre vicissitudini. E là fra loro avevano la rivista Assistenza ad Oggi, a me mi hanno dedicato, mi hanno assunto, mi hanno, nel ufficio, nella divisione studi, dove c'era Maria Caupina, sì, la direttrice del capo divisione, e c'era questa rivista, lei era la direttrice della rivista Assistenza ad Oggi e io ero la redattrice, facevo questo. Allora tutto l'interesse, insomma, ero felice perché potevo continuare agli studi, potevo fare le ricerche sul sociale, sul tutto quello che potevo fare, che mi piaceva, che mi interessava. Che... E così sono in questa rete di persone interessate. In quel momento è stato un momento, veramente un momento, un periodo, voglio dire, di fervore, di fermento, dopo la guerra, con gli aiuti americani, con i paesi che si dovevano ricostruire, che dicevano mai più la guerra, faremo così, faremo colà, invece adesso questa amministrazione è stata assorbita dopo dal Ministero degli Interni, dove sono passata di ruolo, insomma, come direttore di divisione, e anche là mi occupavo degli studi, ufficio studi, un po' di meno, ma insomma il mezzogiorno, che era, se avete per caso potuto leggere il libro di Zanotti Bianco, Tra la perduta gente, che racconta il mezzogiorno di quell'epoca, dove non c'erano strade, non c'erano scuole, non c'era, è come nelle zone più depresse dell'Africa di oggi, dove insomma lui andava di là e vedeva questa gente così, insomma, nella miseria più assoluta, di sporcizia, senza acqua, senza strade, senza scuole, senza assistenza di nessun genere. E qualcosa è stato fatto, insomma, anche se siamo critici, se diciamo che non è vero, ma insomma, da allora adesso qualcosa si è successo. E così che ti devo dire, com'è, perché mi sono orientata su questo? Perché questo non ho fatto nessuna fatica personale per di più, era quello che mi piaceva, per fortuna mia, fare un lavoro che ti piace, che ti interessa dall'inizio, studiare quello che ti piace, leggere quello che ti piace, lavorare quello, perlomeno questo aspetto positivo della mia vita. Ma tu quindi dopo l'AI sei andata poi, quando hanno chiuso l'AI, sei stata al Ministero degli Interni? Ministero degli Interni, e poi sono stata... Poi sei andata in pensione nel Ministero? Sì, sono andata in pensione dal Ministero. Ho cominciato l'avventura dell'ISTIS con questa equipe di lavoro, con... c'era? Ti ricordi chi c'era? Beh, Ferrarotti? Sì, Ferrarotti fuori, diciamo, no? Perché non è... l'equipe di lavoro dell'istituto erano assistenti sociali. Non so, Mario Corsini. Sì. Poi... Franco Martinelli, che era sociologo e assistente sociale. Come... Senti, ma torno solo indietro un attimo, ma tu la scuola per assistenti sociali che hai fatto, l'hai fatta quella di Maria Stefani, quella del lavoro, per dire di lavoro? Luciana Orbini. Della? Luciana Orbini. Che era quella per assistenti sociali del lavoro, dirigenti del lavoro si chiamava? Dirigenti, sì. Poi non so, un'altra persona era Ellen Behill.
Svizzera. Era svizzera? Perché io ho letto delle cose sue sul lavoro di comunità, lei era svizzera. Ed era all'Istis lei? Sì, eravamo amici, colleghi, insomma, collaboratori. Poi quando si è sviluppato, perché si è cominciato a fare un po' un panorama più ampio degli interessi sul sociale, poi focalizzato sugli interessi gerontologici, no? Allora avevamo Alfred Kahn, l'inglese, Jean Tranton, il francese, Henning Fries, il danese. Era un'equipe internazionale con quale lavoravamo, perché dei lavori che abbiamo fatto, la donna anziana sola in tre paesi europei, per esempio, un'altra cosa, terza e quarta età al confronto, e anche questo era una cosa di decidere insieme, che qual è il focus della ricerca, come lo si sviluppa, dove la si sviluppa, ma poi anche per fare la presentazione, i dibattiti, i convegni che si facevano negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci chiamavano continuamente per fare i dibattiti, per partecipare, tutta questa equipe. E avevate rapporti con le scuole di servizio sociale? Beh, come ISTIS, intanto non con le scuole tanto di servizio sociale, sì, perché con le persone, con la Luciana Urbini o con... sì, al CEPAS anche, ma non c'era un rapporto istituzionale formale, no? Era un rapporto informale di quelli che lavoravano e che si interessavano di più, perché anche allora non è detto che tutti gli assistenti sociali o tutto il personale docente o no delle scuole erano dediti a corpo e anima a questa cosa come alcuni, insomma. E questo fatto che c'era questo gruppo di ricerca dove c'erano degli assistenti sociali, che cosa portava? Portava dava un certo orientamento? Se ci fossero stati dei sociologi, che cosa sarebbe cambiato? C'era un fermento istituzionale. Allora cominciava la Lega delle Cooperative, con Clio Napolitano. E il marito, che avevo lavorato nello stesso ufficio con Clio Napoletano. Poi c'era la ALLA, Associazione Lavoratori Anziani. Poi c'era lo SPI, insomma, il sindacato, che era in parte sì politico, ma in parte proprio organizzazione sociale, interesse. Sì, c'era un interesse e una prospettiva e un metodo di analisi sociologica, ma non accanto a quello, si integrava con quello anche un'attenzione dell'operatore assistente sociale, che andava oltre quello, e il sociologo andava oltre quello che faceva noi e noi oltre quello che faceva lui, no? Allora questa integrazione è stata molto fruttuosa, molto feconda, ci ha aiutato moltissimo. Praticamente Franco Ferrarotti poi era quasi di casa nell'istituto, veniva, facevamo sempre i dibattiti con lui a pubblicazioni insieme. E io non so come è finito che abbiamo fatto anche, ho fatto, quello è stato, quel lavoro di ricerca nell'Iran, a Teheran. Ah sì? Non mi ricordo da dove partì, ci avevano dei soldi da investire e volevano fare qualcosa per gli anziani. Hanno partecipato a un convegno di studi sugli anziani e allora ci hanno offerto, perlomeno mi hanno offerto, di fare la direzione del progetto, di fare un progetto in una regione, in provincia di Viterbo. Non so perché, non ricordo se perché loro erano interessati in modo particolare a Viterbo e come. E abbiamo lavorato parecchio là, ho lavorato parecchio e abbiamo fatto anche aiutato a fare un'università della terza età. Allora E invece questo progetto Teheran? Il progetto Teheran era
quando c'era Lucia ancora, che cercava di occidentalizzare il suo paese così come poteva, e con gli interventi americani, con finanziamenti americani, con fare delle ricerche, allora la ricerca era l'informazione, la partecipazione all'informazione sociale. Il clima era diverso. Allora lo Shah ci teneva tanto, era aperto, insomma, non... Poi però durante il lavoro di ricerca lo Shah è stato cacciato. E allora è finito tutta questa partecipazione e questa possibilità di fare la ricerca, andare a intervistare organizzazioni sociali, quelle che c'erano, se c'era un sindacato, se no, cosa facevano la scuola, come. L'appoggio era all'Università di Teheran. E la direttrice di quel dipartimento dell'università, che non ricordo bene quale, come si chiamava, anzi non lo ricordo per niente, e quello l'abbiamo pubblicato, quella ricerca, su non so quale quaderni internazionali, ce l'ho da qualche parte, ma non ha avuto nessun altro sviluppo, nessuna conseguenza, è finito così, è servito solo come esperienza personale. E quanto sei stata lì? Ma non so se 2 o 3 mesi. E invece questa fondazione FINE, che questa fondazione FINE, svedesi, di dove erano FINE questi? Questi coniugi FINE volevano fare questa donazione, fare questo lavoro, questa ricerca, questo intervento in qualche modo, poi una ricerca con intervento anche operativo, insomma, perché facevamo esperimenti sul soggiorni di vacanza per anziani, la rivista del Ministero degli Interni, anche dell'AI prima, ma del Ministero degli Interni dopo, via assistenziale, sì, Aldo Farina, sì. Ecco, là ci avevamo pubblicato le cose, c'ho ancora degli esemplari così. Quindi questa era una ricerca-intervento? Ricerca-intervento, sì. Infatti qui avevo fatto un'equipe di geriatri, gerontologi e sociologi, fra i geriatri, e loro partecipavano, la psicogeriatra, l'assistente sociale geriatra, la geriatria, la medico geriatra, hanno partecipato a questo lavoro della FINE, organizzato anche loro altri dibattiti, altre divulgazioni per divulgare il progetto e per fare questi esperimenti di soggiorni di vacanza per anziani e di università popolare per gli anziani, università della terza età. Questo personaggio sembra che ha fatto del tutto per farmi avere riconoscimento dalla Presidenza della Repubblica come cavaliere. Ecco. E l'hai avuta? Sì. C'era Scalfaro? Sì. Dico sì perché ho letto là, perché non ricordavo. Cavaliere della Repubblica. Della Repubblica. Ecco, poi c'era Olga Turini, con quale lavorava Claudette Collot. E qui stavo cercando di... Questa era la situazione delle donne anziane in 3 paesi europei, Francia, Italia e Repubblica Federale della Germania. No, quella è un'altra cosa, quella era la cosa dell'AI. Ecco. Questa invece sì, l'avrai vista, no? Sì, questa sì, sì. Sì, e anche questa? No, questo no. Questa era questa è tutta sui centri per gli anziani, sul tempo libero degli... Servizio sociale italiano nel secondo dopoguerra, contributi per una ricerca storica. Questo lo conosco, sì. E poi io ho anche il tuo la tua ricerca sul servizio sociale.
Bibliografia italiana di servizio sociale. Certo. Mario Corsini, Aurelia Flora e Luciana Urbini. Questa forse l'hai vista? Questa sì, questa è famosa, ce l'ho questa, sì. Sì, questa la uso molto, l'ho usata tanto questa. La sessualità degli anziani, con Barbara De Gitti, Paola Sbricoli, Antonio Bellacico. L'analisi della professione, ecco, lei certo che hai fatto tu, questa qui rimane una molto importante questo, Io ti... Una testimonianza del... Beh, è una ricerca importante, sì, 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 no, questa... Io questa l'ho citata in molte cose che ho scritto, perché era molto interessante questa qua, sì. L'anziano in famiglia. Questa è una delle prime, ecco, qui c'è anche Franco Martinelli. Corsini, Floria Martinelli. Una delle prime. Ah, questo è del pensiero scientifico, Comitato Italiano per gli Anziani. Pensa a questo titolo del 74, indagine sulla povertà, informazione sociale e partecipazione popolare nell'IRA. Ti immagini. Era una cosa proprio futuristica, incredibile, insomma. Molto all'avanguardia. Guarda, formazione per gli operatori di contatto. Ah, ma questi recenti. Anni 90 questi. Beh sì, la cosa della Fondazione Fini, con i soldi della Fondazione Fini. E degli anni 90. Sì. Poi qui c'era una quinta Nuova Italia Scientifica. Gli anziani e la città, proposte di esperienza e confronto, anziani e società industriale, questo era il problema demografico dello studio gerontologico, la segna italiana di sociologia. Risultati di indagine sul tempo libero, atti del convegno dell'OMPI, Opera Nazionale Pensionati d'Italia, insomma, come ti dicevo, tutto il mondo fermento civile, poi contro un servizio di assistenza domiciliare, estratto della promozione sociale. Questa è una cosa proprio dall'inizio all'inizio, 61, risultati di un accertamento sulla situazione dei dopo scuola, quando non facevo gli anziani, quando facevo un po' di altre cose. Poi piano piano, e droga, contraddizioni da risolvere, in promozione sociale anche quella. Questo invece era assistenza ad oggi. Quindi l'ISTIS nasce proprio come istituto di studi per il servizio sociale, sì. Generico degli operatori sociali in generale, sul servizio sociale. Tra i tre assistenti sociali, appunto, Mario Corsini, io, qui c'era ancora Franco Martinelli, anche se però lui era anche l'assistente sociale. Era un po' assistente sociale, un po' sociologo. Sì. Ma così con impegno proprio totale, costante, inizialmente. Quindi, i fondatori dell'ISTI siete Mario Corsini, tu e Martinelli? E Martinelli penso, comunque Mario e io sì, poi Martinelli, se mi dai quelle può darsi che vedo qualche altra cosa, no, tutti il malopo. Ma e quindi voi avevate delle commesse? Sì. Vedi i liberi professionisti, cioè problemi di definizione del servizio sociale, Anna Poggi. Ecco, è lei che aveva fatto quella sua definizione. Concetti sociologici del lavoro sociale, Robert Bloom. Quindi i finanziamenti derivavano dalle commesse degli enti, sì, che erano sia pubblici sia privati. Sì, sì. Ma secondo te chi veniva da voi per commissionarvi una ricerca? Trovava, invece di andare all'università e commissionarla ai sociologi, cosa trovava da voi di diverso? Cioè bastava che noi organizzassimo un incontro, un dibattito, un convegno, un seminario su un argomento, chiamando quegli organismi che erano interessati, chiamando l'associazione lavoratori anziani, chiamando... Insomma, facendo un po' di marketing. Bene, perché sai, quando dicevi prima che il figlio della tua amica ha scelto servizio sociale e non è riconosciuta, ma tutto quello che tu ci hai raccontato invece
è una storia di grande riconoscimento intellettuale, sì. Però tu testimoni invece della possibilità di realizzare un'attività di livello, come dire, anche prestigioso dal punto di vista, certo, intellettuale. Certo, però bisogna, non lo so, avere coraggio, non è soltanto così. Ci sono anche delle occasioni, insomma, perché ti rispondono. Tu dici una cosa e ti rispondono, cioè io faccio così, insomma, vado al centro anziani fragili e là un po' mi occupo anche della biblioteca. Allora lui ha detto, sai, mi hanno detto, e certo se Flora quella è matta, certo che si è occupata, perché poteva stare senza far niente.